Appassionati di calcio a 5, buon pomeriggio e benvenuti al Palabianchini. Ci siamo, dopo 4 mesi di attesa, la Rapido Latina Calcio a 5 sta finalmente per iniziare la propria stagione sportiva in Serie A2 dopo aver trionfalmente conquistato la promozione nella scorsa stagione vincendo il campionato di Serie B. Disinvolto il Latina, che lo ricordiamo, dalla prossima partita. Attenzione intanto, il pallone per Avellino che viene cinturato, bravissimo Avellino che mette a segno il primo gol della stagione per la Rapido Latina Calcio a 5. 1-0 dunque per la squadra di casa che passa in vantaggio con Luciano Avellino. Lancio per Cristofoli, poi c'è ancora Luciano Avellino che conquista palla e viene probabilmente contrato. Cristofoli mette a segno il gol del 2-0, rapinoso Cristofoli che riesce con questo gesto tecnico davvero pregevole a superare Falcone. Una palla che sembrava davvero morta e Cristofoli è stato molto bravo a con il suo sinistro. Ci prova Lucas Baina e non trova la porta per pochissimo. Questa è probabilmente una delle più grandi occasioni per l'Augusta per tornare in partita. Vediamo adesso se riuscirà a sfruttarla dunque Teixeira, che arma il suo sinistro, la palla che termina molto vicina sopra la traversa. Si aspetta dunque il fischio del direttore di gara. Parte Lucas Baina e sbaglia esattamente come nella prima circostanza, un tiro che... E vediamo se Mattias Lara riuscirà al terzo tentativo a portare la sua squadra sul 3-0. Parte Mattias Lara con il destro e mette dentro. Mattias Lara è davvero chirurgico in questa circostanza, segna il gol del 3-0. Vediamo se si guadagnerà i gradi di tiratore ufficiale dei liberi. Parte Lara e c'è il pallonetto, incredibile soluzione da parte di Lara, palla che termina fuori. Ultimi due minuti sicuramente non edificanti per la squadra siciliana. Sinistro e gol da parte di Teixeira, non ci voleva, a 18 secondi dal termine e questa realizzazione è segnata da Teixeira, molto bravo però a scoccare questo siluro nel giusto modo, i tiri liberi, e dunque adesso si assisteremo a un secondo tempo, un inizio dunque molto più tra virgolette rilassato. Attenzione intanto, occasione, palo colpito da Lara a due passi, ovviamente non è stato sufficientemente freddo nella precedente circostanza. Ancora splendido il suggerimento per Lara da parte di Baina, il compagno ideale, poi c'è questa finta, attenzione palla persa, situazione pericolosa e c'è il miracolo da parte di Corbucci su Vilela. La porta e ha salvato di fatto un risultato che poteva diventare scomodo. Bellissimo intanto questo spunto da parte di Lara che raccoglie applausi a scena aperta. Attenzione intanto, il pallone ancora per Luciano Avellino che questa volta non perdona. Falcone servito splendidamente Avellino da Lazzarini sulla fascia destra e segna il gol del 4-1. Perché un fallo, attenzione però, palla buttata e c'è il gol ancora una volta segnato da Scheleschi, 4-2 dunque, terza possibilità personale per lui. Parte Baina e questa volta realizza, aveva intuito Falcone la traiettoria di Lucas Baina che finalmente si sblocca. Cardoso intanto ha tentato di raggiungere il pallone, questa volta il Latina può essere chirurgico. Pallonetto spettacolare, che gol da parte di Lucas Baina, un gol fantastico, un gol incredibile da parte di Lucas Baina, una scucchiaiata, è davvero fantastica, una pennellata d'autore, un artista Lucas Baina che davvero può ascrivere questo gol tra i più belli della sua carriera sportiva. La Rapido Latina Calcio a 5 che sta per concludere in maniera fantastica questo esordio. Ancora Baina con il suo sinistro. Il Latina è forte e può dire la sua. Vince dunque il Latina 6-2 questo esordio casalingo contro l'Augusta. 3 punti per la società del presidente della Stars e per mister Angelini. Ci sentiamo dunque per le prossime occasioni con la Rapido Latina Calcio a 5.